Ciao Tina, come ci vedi? Come abbiamo usato questi 20 anni? Cosa ne abbiamo fatto dell'opportunità di essere liberi, libera in una terra libera? Cosa ne abbiamo fatto dell'opportunità di studiare, di leggere, di incontrarci liberamente? Eravamo in tanti. Quel 23 marzo 2002, tutti con un fiore in mano. Volevamo ricordare Tina, ma volevamo anche che la sua morte violenta risvegliasse troppe coscienze domesticate. Noi siamo sulla banchina, siamo all'asciutto e là c'è un fiume che scorre. Ed è un'immagine perfetta perché tanti di noi sono persone che a volte immeritatamente fortunate vivono all'asciutto e invece ci sono tante vite che scorrono, di questo scorrere neanche ci accorgiamo quasi più. Tina ci ha insegnato che non possiamo chiamarci fuori, che non possiamo spostare lo sguardo e le persone spesso dal centro alla periferia, dalla luce al buio, dall'aperto al chiuso. Se lo facciamo, tutto questo ci ritorna con un carico di sofferenza, di dolore e di violenza maggiorato. Cercare di ricostruire la vita di Tina è come seguirla attraverso un fitto bosco. Ogni tanto, tra rami e spine, sembra di intravedere un lampo di chi era. Faticosamente si riesce a ricostruire il ritratto di una giovane, una madre, una donna, un'immigrata, una persona. Ciò che è più importante ricordare. Viviamo in un mondo nel quale ci sono persone salvate e persone sommerse. E ce ne sono di quelle che non si interrogano, non riflettono. Poi ci sono altri salvati che cercano di fare della propria vita un tirare in salvo. Hai la fortuna di stare all'asciutto, che te ne fai di quella fortuna? Usa la tua vita per tirare in salvo! Vi ringrazio per il vostro sostegno e per il vostro supporto morale e materiale. Non ci fate sentire soli e abbandonati in questa terra promessa, che alle volte si è dimostrata ad essere soltanto una favola. Tina, come ci vedi, rimani sempre presente e aiutaci a non avere mai paura della tenerezza. Ciao Tina. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, no?